A tutti, Francesco Gallori, oggi a Che cosa è Tenerife? Parliamo del nuovo canale YouTube. Le cose sono tante. Piccola penna, anzi, piccola matita, il mio quaderno musicando, dove io prendo appunti per descrivere qualcosa nella mia mente per visualizzarlo e realizzarlo. Ma a questo ne parleremo in seguito su una delle puntate che andrò a realizzare. Allora, Tenerife diventa più grande. Che significa diventa più grande? Nascono le nuove leadership, le nuove collaborazioni dichiarate pubblicamente, dove c'è richiamo di due personaggi nel nostro staff dirigenziale, che è la nostra casa. E parlo di Flora Cecchetti e Giorgia Callori. Chi sono Flora e Giorgia? Questa è una bella parola, me la dico per Flora, che è mia moglie da 42 anni. Mi emoziona sempre anche questo, di riuscire a coinvolgere tutta la famiglia su questa avventura nata nel 2009 con il trasferimento di tutta la famiglia qui a Tenerife. Sono passati questi 6 anni e con il nostro portale Tenerife World, dove adesso si è arricchito anche di annunci. Le persone possono postare pubblicità o cerco lavoro, trovo lavoro nel territorio qui di Tenerife. Vi invito a registrarvi, come vi invito a registrarvi nel canale, nuovo canale YouTube, dove daremo notizie ogni venerdì con un video nuovo di attualità. Però ecco, quello che vado a raccontarvi, le nuove playlist. Le nuove playlist sono beauty e bellezza nei miei appunti, perché io comincio ad avere una certa età e delle volte mi scappa qualche cosa, come mia figlia che mi dice sempre che faccio degli errori di ortografia e non li correggo. Chiedo scusa a tutto il pubblico. Quando troverete questi errori, vuol dire che li ho scritti io e non le ha revisati Giorgia. Ho chiuso la polemica. Questo è un messaggio a Giorgia, naturalmente, perché in tutte le produzioni, in tutti i lavori, ci sono cose che possiamo andare d'accordo e cose che non andiamo d'accordo. Però abbiamo questa linea guida dell'Associazione Socioculturale Tenerife World per l'integrazione degli stranieri e siamo nel atto pratico di tutto questo, naturalmente. 6 anni di lavoro, adesso si stanno sviluppando bene con queste nuove rubriche, che eventi culturali, dove inizia la buona stagione estiva, dove ci saranno molte romerie. Qui a Tenerife, molto simpatiche, tanta gente dice io ci vado perché la comida, la mangiare è gratis. Però non è solamente quello, ma è tutto quello che ruota in queste feste. Perfetto. Un momento, la sigla. Bene, proseguendo con le playlist, abbiamo Flores and Chicken. Che cos'è Flores and Chicken? Perfetto. Le due nuove partner dichiarate nel canale, Flora e Giorgia, da molto tempo hanno Giorgia con l'hobby della fotografia e Flora con l'hobby della cucina, naturalmente. Hanno realizzato un blog e ci sono molte ricette e vi consiglio di andare a vederle a questo indirizzo. Bene, ok.
E poi avremo occasione di fare delle puntate sulla cucina, non professionale naturalmente, però qualche idea ci può aiutare a imparare qualche cosa. Di seguito abbiamo residenti per caso. Che cos'è residenti per caso? Con il mio amico Fabio Savoi, molto gagliardamente, come amici miei anni 80, ci piace ironizzare su delle cose che fino adesso ci siamo mantenuti buoni. Adesso andiamo a girare qualcosa anche di pizzicante e polemico, proprio perché non è solo l'aspetto bello di Tenerife, ma vorremmo far vedere con ironia, perché l'ironia è uno strumento importante che ci aiuta a demonizzare tutto quanto. Ma questo ne parleremo sulla PNL Bellezza in Canaria. E mi attacco alla Bellezza in Canaria e sulle playlist abbiamo Musicando in Canaria. La mia professione di parrucchiere. Non esercito più dentro i negozi, faccio delle prestazioni ogni tanto, però le faccio molto particolari perché andiamo a ridisegnare la fotografia della tua bellezza che in tanti anni ti sei realizzata e delle volte può creare una sofferenza. PNL, programmazione neurolinguistica, con la denominazione Musicando, andiamo a imparare a respirare per imparare a visualizzare e andiamo a fare, con queste nuove visualizzazioni, andiamo a sostituire quella vecchia che ci può dare un po' di noia. Nei dettagli potete visitare il mio blog, questo è l'indirizzo, bene, dove troverete già degli esercizi pratici che io sto registrando in questi momenti. Continuando, abbiamo Hombres di Tenerife. Hombres di Tenerife è un calendario nato nel 2012 con un gruppo di amici, gagliardamente come sempre gli anni 80, amici miei, andiamo a realizzare un calendario tutta gente un pochino grandina, dai 50 anni fino ai 72, se credo bene. Poi lo chiederemo al personaggio. E da questo punto di vista andiamo a fare un concorso perché Hombres di Tenerife, anche Mujer di Tenerife, ci sono due pagine in Facebook, le troverete in descrizione sotto il video dove vi lascerò tutti quanti gli indirizzi che io vi sto elencando in questo momento. E concludendo, Hombres di Tenerife l'abbiamo fatto e Musicando. L'ultimo, ma non l'ultimo, ma il primo, è Valterios Romano, il più grande cuciniero del mondo, un romano a Tenerife. Abbiamo questa playlist dove il cuciniero Valterios e il suo aiutante Francesco Gallori, che sono io, che cerco sempre di imparare, perché ragazzi, io non so cucinare e sto apprendendo in questa maniera. E ci sono sei video, una bella storia, ce n'è una un po' più lunga, molto simpatica da vedere. Andatela a vedere, tutti i link li troverete nella descrizione. E per il momento vi saluto, hasta luego, hasta pronto, ci vediamo. Ciao.